Invito il dottor Fioritti, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e, come appunto dicevamo, il coordinatore del gruppo regionale presso l'assessorato alla sanità della regione per gli inserimenti lavorativi nella salute mentale. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto grato per questo invito a confrontarmi tra amici e colleghi su un tema che mi è particolarmente caro ormai da oltre 15 anni e che io ritengo cruciale nelle politiche di salute mentale. E sono lieto di farlo all'interno del MAT, che è la rassegna giunta al quarto anno della sua manifestazione e che si distingue nel panorama della psichiatria sociale e dei processi di salute mentale in Italia per tenere alte la frontiera oltre cui spingersi per poter sempre migliorare e mantenere alte le aspettative di produzione di salute mentale in Italia. Ed è anche sul lavoro, io credo, che dobbiamo tenere una prospettiva di avanzamento, di andare oltre i confini che attualmente ci contraddistinguono. Proverò a svolgere un ragionamento partendo da due paradossi, cercando poi di fare alcune distinzioni su che cosa intendiamo quando parliamo di lavoro in salute mentale. Il primo paradosso è questo: nel 1950 il tasso di occupazione delle persone con disturbi mentali gravi e persistenti in Italia e in tutto l'Occidente europeo era di circa il 40%. Molti studi storici fatti in maniera molto accurata, soprattutto in Inghilterra, ma anche nei paesi scandinavi e alcuni anche in Italia, ci documentano che nel periodo del boom economico e della ricostruzione le persone con disturbi mentali lavoravano in questa percentuale, insomma. Anche in Italia superavano di gran lunga il 30-35% e arrivavano al 40%. Oggi il tasso di occupazione, nel senso di lavoro contrattualizzato, delle persone con disturbi mentali in Italia, in Inghilterra e nel resto dell'Europa viaggia intorno al 5%. E uno si potrebbe chiedere com'è possibile che dopo 50 anni è andato decrescendo gradualmente e costantemente dal 40% al 5%. Uno si potrebbe chiedere com'è possibile che con la creazione di un sistema di welfare, con la creazione di un sistema di stato sociale che evidentemente negli anni 50 era appena abbozzato, il tasso di impiego contrattualizzato sia andato calando. Possono essere fatte varie ipotesi, si può pensare che la complessità del lavoro abbia progressivamente escluso persone con vari tipi di disabilità. La specializzazione del lavoro richiede competenze che forse i pazienti psichiatrici fanno fatica a mettere in campo, ma forse anche il sistema di welfare stesso, che ha creato dei sistemi appunto di aree protette, di meccanismi di tutela, quote riservate, meccanismi di transizione, di inserimento lavorativo, potrebbe non essere estraneo a questo. Il secondo, su questo tornerò analizzando alcuni dati regionali. Il secondo paradosso è che l'Italia ha il lavoro nell'articolo 1 della Costituzione e poi in altri 3 articoli, quindi come qualcosa di fondante, non solo l'Italia, altre nazioni europee. La prima Costituzione che ha messo il diritto al lavoro in luce è quella del 1798 della Rivoluzione Francese, e da cui poi molte altre Costituzioni europee, della Repubblica di Weimar fino alla Costituzione italiana, hanno messo il lavoro come diritto padre di tutti gli altri diritti: il diritto a una vita dignitosa, il diritto a farsi una famiglia, il diritto alla realizzazione attraverso il lavoro. Cioè nella cultura europea, nella cultura italiana in particolare, il lavoro è un aspetto centrale, cosa che non esiste per nulla o quasi
nella Costituzione americana, dove il lavoro è concepito come una scelta, come una possibilità che l'individuo ha di muoversi liberamente nelle relazioni con gli altri individui. Allora il paradosso qual è? È che gli Stati Uniti hanno sempre avuto tassi di disoccupazione enormemente inferiori rispetto ai paesi europei, e questo è tanto più vero oggi quando nei paesi europei, soprattutto nell'area mediterranea, viaggiamo tutti sopra il 20% e negli Stati Uniti sono sotto al 5%, che è considerato il tasso fisiologico di disoccupazione da parte degli economisti. E quindi uno si potrebbe chiedere, ecco, com'è possibile che una nazione o nazioni come quelle europee, che valorizzano il lavoro come un diritto fondamentale dell'individuo e anzi un dovere della società nel garantirlo, abbiano dei tassi di disoccupazione che sono da 5 a 8 volte superiori rispetto a quegli stati che in realtà non lo concepiscono come tale e lasciano come dire, che il lavoro derivi dalla libera interazione fra gli individui. Ecco, per rispondere a questi due paradossi possiamo richiamare un padre nobile della psichiatria italiana, Franco Basaglia, il quale aveva un'idea dell'istituzione manicomiale, fra le altre cose, fra tante altre cose, anche come di un grande contenitore che poteva ampliarsi o ridursi sulla base del ciclo economico. Cioè, sostanzialmente Basaglia riteneva che, aveva avuto questa intuizione, poi confermata da studi empirici. L'anno dopo questo scritto è comparso uno studio estremamente analitico di un americano che si chiamava Brenner e che ha confermato in pieno questa intuizione, cioè riteneva che fra le funzioni del manicomio c'era quella di ampliarsi come dimensione nei momenti di crisi economica per poter ospitare persone che non avevano accesso al mercato del lavoro e che quindi costituivano, come dire, una problematica sociale all'interno dei nuclei familiari o del contesto sociale più allargato, invece di restringersi nei momenti di sviluppo del ciclo, e perché per restituendo forza lavoro in gran parte non specializzata al mondo della produzione. Quindi in questo senso, ecco, secondo Basaglia, il manicomio, ecco, svolgeva anche una funzione di ammortizzatore sociale, cioè potremmo dire, ecco, ovviamente molto, molto brutale, ecco, molto grezzo e molto istituzionale, cosa peraltro confermata anche più recentemente da uno studioso inglese, Richard Warner, che ha non solo studiato i tassi di ricovero, ma anche i tassi di guarigione dalla schizofrenia, in questo libro che ha avuto l'ultima edizione inglese nel 2004 e l'edizione italiana del 1995, in cui ha visto che nelle fasi di espansione del ciclo economico c'è addirittura una minore prevalenza, ci sono meno diagnosi di schizofrenia, c'è un maggiore impegno riabilitativo, c'è una minore istituzionalizzazione e ci sono migliori esiti sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista dell'inserimento sociale. Cioè, sostanzialmente, ecco, hanno sia Warner che Brenner hanno portato dati empirici a sostenere, ecco, l'intuizione di Basaglia. E come, partendo dai due paradossi e dalla teoria basagliana, come allora possiamo considerare lo stato attuale della crisi economica? Cioè, la crisi in cui siamo sta riproducendo gli stessi effetti? Adesso ci arriviamo. Prima devo fare un'ultima premessa, prima di arrivare alla conclusione, cioè che quando in salute mentale, in psichiatria, parliamo di lavoro, in realtà noi consideriamo cose molto diverse. Il lavoro svolge funzioni diverse che nel nostro campo assumono forme diverse, perché
In realtà noi quando abbiamo parlato di, quando parliamo di lavoro, in realtà intendiamo almeno tre cose: il lavoro, l'impiego o l'occupazione. Quando parliamo di inserimenti lavorativi, nel PIL si faceva distinzione fra inserimento senza possibilità di assunzione, con possibilità di assunzione o assunto. Ecco, in realtà se un lavoro è senza possibilità di assunzione è un lavoro che non ha le caratteristiche del lavoro come produzione, del lavoro come impiego, o può essere una occupazione, una modalità di strutturazione del tempo, motivazionale, ma ecco, in senso per esempio giuslavoristico non è un lavoro, è un'attività che dà senso, che organizza le relazioni, che organizza il tempo, che dà un senso alle relazioni in un ambito strutturato. Ma in realtà ecco, forse lo possiamo chiamare come occupazione, così come ci sono invece dei lavori che hanno un valore, un riscontro economico, come per esempio il lavoro di cura di un congiunto, che non sono impiego, cioè se uno assiste un anziano genitore malato svolge sicuramente un lavoro, ma non è impiegato, ha un corrispettivo economico perché non deve ricorrere a un'assistenza pagata, ma non è sicuramente un lavoro come impiego. Allora, io credo che questa distinzione vada, come dire, sviluppata, e che nel nostro campo possiamo darci degli obiettivi, nella logica del MAT, di spostare sempre il confine, possiamo darci degli obiettivi che siano più in linea con le aspettative della nostra utenza, che siano più in linea con le aspettative delle famiglie, che chiedono varie cose, chiedono sicurezza economica, chiedono di essere inseriti in contesti inclusivi e non respingenti, chiedono di essere inseriti in contesti non stigmatizzati, ma chiedono anche contratti di lavoro, chiedono di poter essere inseriti in contesti lavorativi su un piano di parità con gli altri lavoratori, magari non connotati, chiedono di avere veri e propri contratti di lavoro, quelli a cui accedono tutti i cittadini che non hanno questa categorizzazione, appunto come essere seguiti dai servizi o di categoria svantaggiata. Io, questa è la diapositiva che mostra appunto il calo dei tassi spontanei di... E qui volevo mostrarvi questa diapositiva che riguarda il Dipartimento di Bologna. Allora, nel 2011 in regione a SIT risultavano 6.000 cittadini che erano seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale per programmi di formazione e transizione al lavoro. E al Dipartimento di Bologna nel 2010 erano 986, l'anno scorso sono stati 1.064. Sono i 700 di Modena, le proporzioni coincidono. Io personalmente, come direttore del Dipartimento di Bologna, sento una responsabilità enorme. Cioè, 1.000 persone che dipendono dal Dipartimento di Salute Mentale per la propria realizzazione lavorativa, per me è una cosa che non mi fa dormire la notte. Cioè, 1.000 persone è una grande industria. Cioè, a Bologna credo che ci siano due o tre industrie che impiegano 1.000 persone, qui a Modena sicuramente ce ne saranno di più, ma per me il fatto che ci sono 1.000 persone la cui realizzazione lavorativa dipende dall'istituzione che sono chiamato a dirigere è una responsabilità enorme, per cui avverto l'esigenza di, come dire, di spostare il confine. Di tenere aperta la questione, di non considerare mai soddisfacente quello che stiamo facendo. E l'analisi di questi numeri, secondo me, ci dà alcuni dati su come possiamo provare a spostare il confine. Nel 2002 queste persone erano 567, sono raddoppiate nell'arco di 8 anni, 7-8 anni. Questo è già un fatto. Come abbiamo risposto a questa domanda in crescita? Perché la domanda è in crescita? Forse ha ragione Vasaglia, nei periodi di crisi
la domanda di assistenza aumenta, oggi non ci sono i manicomi, questa forza lavoro preme da qualche parte, noi la accogliamo nei dipartimenti, l'istituzione psichiatrica l'accoglie, passa da 500 a 1000 persone, raddoppia il numero di persone che dipendono dall'istituzione psichiatrica per le proprie ambizioni e la realizzazione lavorativa. È forse, fa ipotizzo, la versione moderna della teoria di Basaglia e Brenner. La situazione sociale lo richiede, l'istituzione risponde. Ma come risponde? Le borse lavoro, che poi non si chiamano più così, ma insomma nel 2010 si chiamavano ancora così, sono passate da 433 a 844, quindi proporzionalmente sono raddoppiate. È stato uno strumento flessibile quanto generico con cui l'istituzione ha risposto. Formuli una richiesta di aiuto per il lavoro, noi ce l'abbiamo, ed è uno strumento flessibile con il quale entri in un percorso di formazione lavoro. Formazione non curricolare, una formazione tutta nostra, che non rientra nei canoni della legislazione sulle formazioni, che non è un tirocinio, che è tutta un'altra cosa, una cosa che ci siamo inventati noi, proprio per rispondere alle esigenze di questa popolazione. Gli inserimenti in formazione professionale, vere e proprie, invece quelli curricolari, sono rimasti sostanzialmente invariati, oscillando fra i 60 e gli 80, non è stato un canale molto sfruttato Bologna. I percorsi della legge 68, a parte il 2002 che sono stati veramente pochi, sono sempre stati fra i 50 e i 70, non è che a fronte di una domanda maggiore la legge 68 sia raddoppiata o triplicata, è rimasta, ha prodotto, ha assorbito più o meno la stessa quota di persone. Gli inserimenti in cooperative di tipo B sono raddoppiati, da 150 a 318. Ma il dato più eclatante è il numero di persone assunte, il numero di persone seguite dal servizio contrattualizzate, 58 nel 2002, 45 nel 2012. Il che vuol dire che il tasso di occupazione contrattualizzata, alias di impiego, è passato dal 10% al 4%. Allora, come ha reagito il sistema di fronte alla crisi economica? Si è espanso, i fondi sanitari, i fondi sociali hanno consentito di assorbire, ma si è espanso mantenendo inalterata la quota di lavoro contrattualizzato, mantenendo inalterata la quota di formazione curricolare, mantenendo inalterata la quota di inserimenti tramite la legge 68 ed espandendo due strumenti, la borsa lavoro presso datori di lavoro pubblici, privati o cooperativi e le cooperative stesse. Bene, io penso che sia possibile spostare il confine. Penso che se ci poniamo nell'ottica di una salute mentale inclusiva, credo che possiamo porci l'obiettivo di aumentare il lavoro contrattualizzato, di aumentare le possibilità di scelte degli individui e di aumentare, ecco, la quota, o perlomeno di essere espliciti quando offriamo delle proposte, facciamo delle proposte, se parliamo di occupazione, se parliamo di lavoro contrattualizzato, cioè di impiego, se parliamo di altre cose. E questo è stato un po' lo scopo, questi sono gli stessi numeri. Ecco, vedete, nel mondo cooperativo le assunzioni sono questi numeri qui, ecco, lo strumento principale anche nel mondo della cooperazione è quello della convenzione e della borsa lavoro o dell'ISA. Questi sono i dati del PIL che ha mostrato prima Fabrizio, e i dati del PIL mostrano, divisi per regioni, è la stessa cosa, cioè che i tassi di assunzione variano dal 2,6% della Calabria al 10% delle Marche. Questi dati presentano poi delle oscillazioni annuali, cioè il 10% delle Marche è dovuto al fatto che in quell'anno ci fu un programma speciale e assunsero alcune decine, non mi ricordo se riguardi forestali o
e anche nella provincia di Trento c'è un dato nel PIL che è del 15% di assunzioni, ma che dipende da un programma straordinario che l'anno dopo era di nuovo invece il 3 o 4% delle assunzioni. Ecco, questa è la distinzione del PIL, che secondo me è la distinzione fra appunto impiego, formazione e occupazione sostanzialmente. Allora, noi abbiamo fin qui di fatto perseguito l'obiettivo dell'inserimento lavorativo con tutte le distinzioni che ho cercato di fare attraverso strategie centrate sulla creazione di opportunità, cioè strategie coerenti con l'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione ci dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è un diritto dell'individuo, lo Stato ha un dovere di garantire il lavoro all'individuo, lo Stato provvede per gli individui che hanno uno svantaggio a creare delle opportunità specifiche e protette. Le borse di lavoro, i tirocini, i contratti di formazione del lavoro, le cooperative di tipo B, il collegamento obbligatorio, la simulazione di imprese, eccetera. E per fortuna, perché i 1000 pazienti del Dipartimento di Salute Mentale senza queste cose come avrebbero fatto? Come avrebbero superato la loro economia in massima parte dipende da questa cosa, cioè, le scelte razionali che i pazienti fanno sono molto calibrate su un'economia dei benefici sociali e delle proposte del Dipartimento di Salute Mentale. La pratica ci insegna che ogni paziente e ogni famiglia ragiona accuratamente se una borsa lavoro fa cumulo con la pensione, se conviene rimettersi in gioco e cercare un lavoro nel mercato competitivo oppure cercare attraverso un inserimento o una borsa lavoro integrare magari tramite 3 o 4 cespiti diversi il proprio reddito. Bene, ecco, la nostra filosofia si basa su queste premesse e utilizza questi strumenti. Anche in Europa adesso stanno prendendo piede altre filosofie che non sono in contraddizione, guardate bene, ma che aggiungono delle scelte e che sono delle filosofie centrate sul sostegno alle abilità individuali. Cioè, vediamo cosa succede. Anziché immettere i nostri utenti all'interno dei canali esistenti e delle opportunità specifiche create, cosa succede se li sosteniamo, li aiutiamo a muoversi come cittadini all'interno del mercato del lavoro? Cosa succede cioè se anziché farci carico noi di offrire una postazione lavorativa, un percorso di formazione, li sosteniamo in una loro ricerca nel mercato competitivo, li supportiamo nel momento in cui ottengono una posizione? Questo si chiama supported employment, si chiama individual placement and support, che è una metodologia che si sta concludendo, diciamo, tutta la sperimentazione regionale, stiamo entrando nella fase invece di inserimento nell'offerta dei dipartimenti di salute mentale, ma anche il microcredit di cui si parlerà dopo entra in questo discorso, perché è una modalità di autoimpresa che viene sostenuta quindi sulla base di scelte degli individui ed è all'interno di attività economiche del libero mercato, quindi accessibile a qualsiasi cittadino voglia. Qualsiasi cittadino può fare il microcredito, no? Non solamente un cittadino svantaggiato può accedere ad attività di microcredito. Brevemente, ecco, queste strategie hanno dimostrato una grande efficacia. L'IPS negli Stati Uniti aveva mostrato tassi di successo nell'ottenere posizioni contrattualizzate intorno al 50%.
c'era molto scetticismo in Europa rispetto al fatto che si potessero riprodurre questi risultati in un mercato del lavoro che ha caratteristiche profondamente diverse da quello americano. Questo è il motivo per cui nel 2003, quando lavoravo a Rimini, siamo entrati in una sperimentazione su 6 centri europei che ha, con nostra grande sorpresa, riprodotto i risultati degli studi americani, con un 55% di persone inserite nella metodologia di sostegno individuale che hanno avuto accesso ad un lavoro contrattualizzato comunque nel mercato competitivo del lavoro, con tutti gli esiti positivi in termini clinici che ha illustrato Fabrizio prima. Cioè non è vero che andare a cercare il lavoro nel libero mercato è frustrante e crea vulnerabilità, espone le persone a ricadute e ricordi, è vero il contrario. È vero che invece fare questo mette in moto delle energie positive, mette in moto la motivazione, focalizza le energie su un obiettivo che è personale, che non è proposto da altri, che viene avvertito come personale e riduce il numero dei ricoveri o la durata dei ricoveri e il numero delle ricadute. È un altro tipo di stress che produce ricadute, è la insoddisfazione cronica, è il non avere delle scadenze temporali, il non sapere quando la formazione terminerà, il non sapere se esiterà in un lavoro contrattualizzato o meno. Questa cosa è dimostrata sul fatto che la motivazione è la molla principale, è dimostrato dal fatto che tra i 6 centri, anche qui con nostra grande sorpresa, i centri che sono andati peggio sono stati l'Olanda e la Svizzera, mentre i centri che sono andati meglio sono stati la Bulgaria e l'Italia. Allora uno dice, ma perché? In Bulgaria sicuramente i servizi non saranno buoni come a Zurigo, cioè com'è possibile che la stessa attività, voglio dire, in Bulgaria produce un risultato che è migliore del doppio rispetto a Zurigo? Ma è molto semplice, perché a Zurigo andare a lavorare o no per un paziente è esattamente la stessa cosa, perché il sussidio di disoccupazione e di disabilità equivale allo stipendio che uno normalmente andrebbe a guadagnare se si impegnasse. Ci sono degli strumenti di assistenza sociale, di social care, che sono disincentivanti rispetto a un'inclusione. La motivazione quindi è un fattore notevole. E qui arrivo alla conclusione che riguarda il gruppo regionale a cui faceva riferimento Fabrizio. Sulla base di tutte queste considerazioni, a Bologna abbiamo costruito nel 2011 un manuale degli interventi sociali, riabilitativi, attivi, formativi e lavorativi, che mette insieme tutte queste strategie e le manualizza, cioè le spiega come fare e anche quali sono i criteri di elezione per approcciare i pazienti e proporre delle cose in maniera chiara e trasparente, in modo che possiamo dire quando ci avviciniamo se proponiamo un percorso che comprende l'impiego, se si tratta di un percorso invece riabilitativo, socializzante, o se si tratta di un percorso di formazione. E la Regione ci ha dato il compito di verificare se questo manuale può essere un manuale regionale. Questo nostro manuale quindi prevede le borse lavoro che noi abbiamo chiamato inserimenti socio-riabilitativi attivi, per togliere l'equivoco della parola lavoro. I tirocini formativi, l'IPS e ovviamente i percorsi della legge 68 e la collaborazione con le cooperative, sono questi 5 pilastri del manuale. Ora, non è ancora diventato un manuale regionale perché nel 2013-2014 la legislazione sulla formazione e sul lavoro è stata un vulcano, cioè, dalla Fornero al governo Letta, al Jobs Act e tutto il resto, siamo in una fase in cui non si è ancora sedimentato, per cui per esempio la possibilità di un inserimento socio-riabilitativo attivo alle sborsa lavoro o quello che è, non è affatto chiaro
a tutt'oggi se sia tuttora esistente. Non sappiamo se è possibile. Oggi, qualche mese fa, l'unica realtà possibile erano i tirocini A, B e C della Fornero e tutta l'area delle borse lavoro era apparentemente fuori legge. Oggi sappiamo che al Ministero del Lavoro stanno studiando il tirocinio D e pare che abbiano preso come bozza per studiare il tirocinio D il nostro lavoro sull'ISRA. Ecco, quindi pare che ecco, questa idea di manualizzare l'ISRA e di renderlo un tirocinio D, ecco, con delle caratteristiche che però sono di maggiore verifica. Ma guardate che non è solo complicazione burocratica, cioè la Fornero quando ha messo mano a tutto questo aveva in testa non sicuramente i nostri pazienti, ma aveva in testa i giovani disoccupati che facevano tirocini gratuiti per 5 o 6 anni o pagati 200 euro al mese, quindi la preoccupazione principale che muoveva per la riforma era dare una regolata al mercato del lavoro che sicuramente aveva dei meccanismi di sfruttamento notevoli, ma ecco, ovviamente è molto importante anche che questa nostra componente venga presa in considerazione. Questi cinque percorsi però ecco, vanno messi in fila, ecco, non è che vanno bene per tutti in qualsiasi momento, non è che uno viene a scegliere come in un jukebox. Ecco, noi riteniamo che soprattutto per le persone all'inizio ecco, non sia opportuno inserirli in percorsi protetti, cioè, soprattutto agli inizi vada proposta un percorso normale, cioè un percorso di ricerca di una posizione lavorativa, di conclusione dei percorsi formativi, di accesso a delle... perché abbiamo visto cosa succede ad entrare nei percorsi protetti, succedono due cose, una certa passivizzazione delle persone con l'attesa che l'istituzione fornisca una risposta, con spostamento del raggiungimento delle mete lavorative di anni in avanti, e succede anche che i tassi di occupazione sono del 5% con quei meccanismi, i tassi di impiego diventano del 5%. Guardate che questo noi l'abbiamo messo a fuoco per i pazienti psichiatrici, ma guardate che se leggete i giornali adesso. Ma è il motivo per cui ci sono tante critiche su Garanzia Giovani, è il motivo per cui ci sono tante critiche sui centri per l'impiego, cioè oggi in una situazione in cui tra domanda e offerta c'è uno squilibrio tale in cui la domanda è talmente superiore rispetto all'offerta, non funziona più una politica di inserimento lavorativo basato sul matching, cioè mi dai le tue caratteristiche, io faccio, le segnalo alla no, non funziona più. Oggi, come ci dimostra anche l'IPS, per poter essere d'aiuto alle persone in cerca del lavoro ci vuole un accompagnamento personalizzato, ci vuole un accompagnamento che li renda competitivi e in grado di presentarsi sul mercato del lavoro. E se riusciamo a farlo con percentuali del 40% sui pazienti psichiatrici, io credo che a maggior ragione possa essere fatto anche su tutte le categorie delle persone che cercano lavoro. Vi ringrazio. Grazie.